comprato il frullato iperproteico, possiamo andare a farci un giro. Allora, volendo, potrei andare in palestra e aumentare la nostra vita, i nostri SP. Però vorrei iniziare prima invece a fare questo, andare alle freccette. Perché questo? Perché semplicemente... anche al biliardo in realtà. Perché questo? Perché andando al biliardo e andando a giocare a freccette aumentiamo i nostri danni tecnici. Purtroppo gli inviti alle freccette sono randomici molto spesso e potrebbe capitare che viene gente che è già aumentato, quindi... Ehi, ti sei dimenticato, qui si può anche giocare a biliardo. Beh, sta a te decidere di giocare a freccetta o biliardo. Vuoi giocare a freccetto o a biliardo? Per 800 yen puoi giocare a quello che vuoi. Minchia, bel prezzo. Ok, io giocherei a biliardo per ora. Biliardo, eh? Ok, chiamiamo gli altri e riuniamoci. Partita a biliardo? Sì. Grazie, sono 800 yen, buon divertimento. 800 yen tra l'altro è un prezzo bassissimo. Ci sta da Dio come prezzo. È un'aria piuttosto elegante quando reggi la stecca. Sul serio, ha la laurea di un professionista. Sicuro di non aver mai giocato? Sembri saperne più di quanto dovresti. Ho giocato solo con Akechi, su. Tu dici? Cos'è una stecca? Tu dici? Caspita, che provocazione. Credo che assisteremo a un bello spettacolo. Mi sento casato. Bene, cominciamo. Va bene, tira su il triangolo. La tensione prima della partita. L'amo. Clink. Bel tiro. Anche se non vinci, è divertente spedire le biglie in buca. Mi fa piacere che tutti ci siamo divertiti. Devo ammetterlo però, giocando a biliardo sembra che tu abbia imparato a porti in maniera più elegante, eh? Esatto. Abbiamo aumentato la nostra eleganza. Inoltre quello in realtà è stato uno sballo, grazie a te. Ma soprattutto piano piano aumenteremo anche il nostro rango. Ehi, scusa se interrompo il tuo divertimento. Il biliardo è molto complesso, vero? Sono contento che il gioco ti piaccia. Se vuoi saperne di più, ti consiglio questo libro. Si chiama Esperto Biliardo, spiega ogni cosa, dalle basi all'applicazione pratica. L'unico problema è che è un libro molto raro. Se lo trovi, non lo trovi facilmente. Potresti avere più fortuna in un negozio specializzato in articoli sportivi, piuttosto che in libreria. Oh, non era mia intenzione trattenerti mentre te stavi andando. Torna pure quanto vuoi. Quando? Un libro sul biliardo, eh? Alla prima occasione utile dovremmo cercare in un negozio sportivo. Già, dovremmo proprio andarci. Arrivederci. Ah, era Yusu che ho sbagliato. Maniaco del biliardo. Non c'è male. E oggi piove. E possiamo leggere. Ah, siamo riusciti a sederci. Perché non leggi qualcosa prima che il treno arrivi a destinazione? Come al solito leggo un libro a caso giusto per far passare il tempo, Morgana. Anche se più avanti ci saranno dei libri che dovremmo leggere, Morgana, ma per avere un bonus. Però è più una rottura di balle che altro ottenerlo, quel libro. Pam pam. Non pensi anche tu che quella storia dei ricatti sia una follia? Eh beh, credevo che non mi avrebbero mai neanche sfiorato, ma ci sono vittime persino nella mia classe. Oh, io so tutto. A quanto pare questi tizi ti chiedono se vuoi guadagnare soldi facili. Se dici di sì, vieni trascinato in situazioni molto losche. Ma gli insegnanti o la presidentessa del consiglio studentesco faranno sicuramente qualcosa. Sono tutti preoccupati. Ah, parli di quell'avviso. Chissà se fa sul serio. Dicono che lei sapesse di Kamoshida e delle molestie. Probabilmente non sarà di grande aiuto. Ma perché tutti hanno un ombrello trasparente e io l'unico di tela? Vabbè. Pa, 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 ra, pa. Un'altra interrogazione? Ah no, sembrerebbe di no. Quel tizio, Ida, è qui. Andrò a chiedere a lui. Contiamo su di te. Lascia fare a me. Un simile livello di motivazione in effetti mi rende un po' nervoso. In ogni caso, facci sapere se scopri qualcosa di utile. Esatto, Ann, facci sapere. Ci aspettiamo grandi cose da te. Nijima-kun, cosa sta succedendo? A quanto pare i danni causati da questo presunto clan mafioso hanno raggiunto il corpo studentesco. Ecco. Credevo che questa assurdità non fosse altro che uno scherzo.
Non solo vi sono delle vittime, ma si dice anche che degli studenti siano stati coinvolti nei crimini. Inoltre i loro tutori mi chiedono delucidazione a riguardo. Perché sta accadendo tutto questo? Forse dovrebbero prendersela con loro stessi invece che con lei. Stavolta le do ragione, cioè nel senso, che c'entra la scuola se gli studenti fanno i cazzi loro fuori dalla scuola? Purtroppo non so come risponderle, È la peggiore disgrazia che si sia mai abbattuta su questa accademia. Se si venisse a sapere... È una questione vitale per il consiglio studentesco. Non ti avevo forse chiesto di risolverla? Sto facendo del mio meglio. Non posso fidarmi di te. Devi fare qualcosa, al più presto. Sei l'unica persona affidabile qui dentro. Cerca di non deludermi. A quanto ho sentito, anche gli studenti iniziano a lamentare le tue mancanze. Di questo passo perderemo entrambi il nostro ruolo all'interno di questa scuola, lo capisci? Sì, le chiedo soltanto di darmi un po' di tempo. Oh, Ushimaru. Stavo per pagare al convenience store e mi hanno detto di non accettano valute straniere. Questi stronzi. Ma io gli avevo dato un'autentica banconota giapponese. Non ditemi che i giovani di oggi non sanno riconoscere i Robuni Hito. Rabbrividisco al pensiero che questa gente si accollerà all'economia del Giappone. Spero che voi siate più in gamba. Eccovi un quiz per assicurarmene. Ehi, Star. Oggi non sei al telefono, eh? Fra banconote e monete, quali vengono rilasciate dal governo? Facile, le monete. Koreda. Bene. Le banconote sono rilasciate dalla banca e le monete vengono coniate dal governo. In origine il governo produceva sia le banconote che le monete. Tuttavia, potendone produrre volontà e senza controllo, l'economia collassò. Da allora un'organizzazione autonoma, la Banca del Giappone, si impegna a stampare le banconote. Oh, wow, ho saputo rispondere. Forse vi chiede gli appunti. Yarujanega! Ah, Gesù. Sempre la solita sonfa. Le monete che hanno un impatto inferiore sull'economia vengono ancora prodotte dal governo. Non puoi affidare le tue finanze a questi idioti. Quelli al massimo possono gestire qualche spicciolo. Immaginate di avere ai vostri piedi tutti i soldi che desiderate. Spero che il prossimo palazzo sia una meraviglia simile. Va bene, Morgana. Ah, dopo la scuola. E piove. Ehi, vedo che Lady Anne vuole parlare con Ida. Le darai una mano, vero? Sì, ma tra un attimo. Oh no, devo farlo adesso. Ok, ascoltiamo. E quindi ho tanto bisogno di soldi in questo momento. Puoi parlarmi di quel lavoro part-time facile? Tu di sicuro sai tutto, Ida-kun. Tu non hai bisogno del mio aiuto. Una ragazza come te non ha problemi a trovare un lavoro. Ora che mi dici, che mi ci fai pensare, già. Allora, voglio dire, la situazione sta precipitando. François? Il mio gatto François è finito sotto un'auto. Inoltre è molto malato. Ho bisogno di soldi. Non è per nulla convincente. Ma sta parlando di me. Anche se François morisse, morirei anch'io dal dolore, credo. Dai, non dire così. Se vuoi salvarci, parlami di quel lavoro part-time facile. Tu ne sai qualcosa, vero? Ho sentito le voci che girano. Voci? È stato Nishiyama, eh? Nishiyama? Ehi, cos'hai detto su Nishiyama? Beh, è riuscita a riprendere il sopravvento. Ora non sta più recitando. Beh, lasciamo quel tizio ad Anne e andiamo a cercare questo Nishiyama. Ok, Morgana. Hai un minuto? Stai cercando qualcosa, giusto? Voglio aiutarti, quindi chiedimi quello che vuoi. Nishiyama, di solito in compagnia di Ida. Oh, vuoi fargli delle domande su Ida? Cioè, ecco perché Takamaki-san lo rincorreva. Mi dispiace, non so dove sia al momento. Di solito si trattiene fino a tardi, quindi è probabile che sia ancora a scuola. Mentre tu lo cerchi, io continuo a curiosare in giro. Beh, penso che possiamo lasciar fare a lui. Chiederemo a qualcun altro dov'è non riesco a dirlo il suo nome. Nishiyama. Ti viene in mente nessuno che potrebbe saperlo? In realtà no. Penso che l'unica che potrebbe saperlo è lei. Vorrei sapere di Nishiyama.
Nishiyama-kun, sta cercando lui. È uno studente molto serio e con ottimi voti. Dopo la scuola lo vedo sempre in biblioteca. Biblioteca che sta al piano di sopra. Perché non vai a parlare? Ok, grazie. Molto utile. Questa qui sa sempre tutto di tutti. Complimenti a lei. Ehi là, Makoto, ciao. Cosa c'è che non va? Ah, nulla. Stavo solo guardando la bacheca. A ogni modo, come procedono le indagini? Non credo rimanga ormai molto tempo. Altra informazione? Parli della bacheca? Mi dispiace, in questo momento non ho nulla da dirti. Ma si tratta di una cosa importante per la scuola. Spero che voi possiate tornare con buone notizie. E non preoccuparti, manterrò la promessa finché voi farete la vostra parte. Grazie Makoto. Rimangono solo 13 giorni. Sei tu Nishi... quello lì? Nishiyama? Sono io. Tu sei quello studente nuovo, vero? Ti serve qualcosa? Sai nulla di lavoretti? Lavoro? Ti riferisci a quella volta? Non lo so, avevo detto che non volevo farlo. È colpa di Ida. Aspetta, ha intenzione di fargli qualcosa? Si comporta in modo strano di recente. Voglio aiutarlo, invece. Cosa intendi dire? È davvero coinvolto in qualcosa di losco? Dammi più dettagli. Un giorno siamo andati insieme a Shibuya e un tizio si è avvicinato mentre passeggiavamo da Central Street. Ci ha chiesto se ci interessasse un lavoro facile facile. Io ho rifiutato, ma Ida ha accettato e ha fatto al tizio un sacco di domande. Che lavoro era? Non lo so, ero così spaventato che me ne sono andato da solo. Ma a sentire Ida, ci vogliono solo 10 minuti ed è perfetto se sei una persona un po' anonima. Che altro? Ida ha cominciato a spendere un sacco di soldi. Poi ha preso a comportarsi in modo strano. Non so altro, ti basta, vero? Un tizio di Central Street, eh? È sospetto. Forse lo sta obbligando a commettere i crimini. Molto probabile. Hai scoperto qualcosa, Phoenix? Ho cercato di indagare io stesso su questo lucroso lavoro part-time. Anche qui molta gente ne sta parlando. Dicono che un uomo ti avvicina e ti parli in pieno giorno a Central Street. Il lavoro consiste nel consegnare una piccola busta che ti viene affidata. Beh, mi farò sentire se verrò a sapere qualcos'altro. Grazie. Significa che questo lavoro ha anche a che fare con la criminalità. È una cosa veloce, è perfetto per chi non vuole farsi notare e c'entra una piccola busta. Ti dice nulla? Sembra proprio qualcosa che la mafia potrebbe organizzare. Omicidio, frode, prostituzione, droga. Che si tratti di droga? Forse Ida sta spacciando per loro. Sarebbe del tutto in linea con le buste e si può essere arrestati anche solo per possesso. Hai parlato con Nishiyama, non lo riesco a dire sto nome. Beh, io stesso ho fatto un po' di indagini su Ida comunque. Dicono che sia coinvolto in qualche genere di losco lavoro part-time. A quanto pare quel lavoro è roba da pazzi. Ha qualcosa a che fare col traffico di droga. Ecco qua. Ho sentito dire che ti avvicinano gente a Central Street. È in pieno giorno addirittura. E così sta spacciando. Non andrà a finire bene. Dai, torniamo da Lady Anne. Chiediamolo direttamente a Ida. Ok. Ida, dobbiamo parlare. Ti prego, dimmi del lavoro, altrimenti il mio povero François... Insiste con questa storia. Va bene, intervieni. Arrenditi, Ida. Star? E tu? L'ho già detto, non so nulla. Nishiyama ha parlato. Ah sì? Quel bastardo, maledizione. Merda, e va bene. Se sapete già tutto, ma non voglio parlarne qui. Andiamo in un posto un po' più tranquillo. Sul tetto? Sì, quasi. Ma che ti prende? E poi così, davanti a tutti. Sì, ho trovato un lavoro. E allora, che c'è di strano? Dove vuoi arrivare? Spacci droga? Ma come hai... L'ho detto solo una persona. Tra tutti, non riesco a credere che sia stato proprio tu a scoprirlo. Hai ragione. Dicevano che sarebbe stato un semplice lavoro part-time e mi sono ritrovato a spacciare droga. Dicevano che se avessi messo delle buste dentro degli armadietti avrei ricevuto una bella paga. I contributi? Però non sapevo cosa ci fosse in quelle buste. Comunque è andata a finire così. Hai accettato i soldi? Ti stanno minacciando. Allora lo sapevi, eh? Dopo avermi pagato, trasferendo i soldi sul mio conto corrente, hanno cominciato a minacciarmi. Mi avevano fotografato insieme alla merce. Hanno minacciato di mostrare le foto se non li avessi pagati. Se già sapevi, perché mi hai fatto tutte queste domande? Vuoi usare queste informazioni per minacciarmi anche tu? Non lo farei mai io.
Capisco. Beh, se anche volessi farlo, non avrei soldi da darti. Se davvero ti interessa quel lavoro, vai a Central Street. È lì che me l'hanno parlato la prima volta. Ti ho detto tutto quello che volevi sapere, no? Posso andare? Bene. E non ci vedremo mai più, Ida. Com'è andata? La recitazione di Anna ha aiutato? Mi sa di no. Credo proprio che sia andata benone. Ma soprattutto, tu sei stato in grado di scoprire qualcosa, Phoenix. A differenza tua, sì, è traffico di droga. È una cosa grave. Ho appena cercato Shibuya droga e ho trovato moltissimi risultati. Quindi spingono le persone a trafficare con la droga, poi le minacciano. Deve essere di questo che ho sentito parlare Shibuya. A quanto pare agiscono apertamente, in pieno giorno, un metodo decisamente audace. Io mi sarei aspettata che si muovessero di notte. Mi chiedo perché lo facciano di giorno. Perché sono a caccia di liceali. Capisco. Sì, durante il giorno ci sono più studenti in giro, mentre di notte la polizia è più guardinga. Ryuji, adesso sei a Shibuya, giusto? Vedi qualcosa del genere? Sì, sono in Central Street. È difficile dirlo, però. Cioè, c'è semplicemente troppa gente. Quanta dannata pioggia, poi. Non aiuta. Presto il sole tramonterà. Cosa dobbiamo fare, Phoenix? Muoviamoci domani, per oggi basta. Sì, possiamo rinunciarci e cercare ancora domani. Scommetto che Ryuji verrebbe fermato in ogni caso dai poliziotti se lo vedessero in giro da solo. Chiudi il becco! Comunque, abbiamo raccolto delle nuove informazioni. Diciamo che oggi abbiamo fatto progressi. La persona che ti chiede di fare il lavoro deve conoscere per forza il boss. Va bene, stasera mi farò sentire, così potremo discutere un piano. Va bene, Ryuji. Tu tu tu. Parabara, pa, pa, para. Oh, caca. Ah no, pensavo fosse un cliente, invece sei tu. Non vengono mai clienti quando piove. Di questo passo finirò il contante. Oh no, vuoi un po' di soldi? Domani dobbiamo trovarlo per forza. Al momento questa è l'unica pista che abbiamo. Eh già. Sì, è molto probabile che questo procacciatore sia collegato alla mafia in qualche modo. Se lo prendiamo, se lo pediniamo potrebbe portarci dritti dal boss. Ha parlato a Ida e Nishiyama in Central Street, giusto? In effetti, sembra che il nostro bersaglio sia appostato lì. Ma allora, chi dovrebbe andare? Lascia fare a me, Ryuji pensaci tu, Morgana scelgo te. Lascia fare a me. Sì, mi sa che è l'idea migliore. Anna darebbe troppo nell'occhio. Lo prenderò come un complimento. Io non ho obiezioni. Lascio fare tutto a te, Phoenix. Ingannare la gente e poi ricattarla. Questi bastardi sono davvero gran vigliacchi. Fa un po' paura pensare che c'è gente del genere che gira per la città. Beh ragazzi, dobbiamo essere pronti. Stiamo per affrontare un vero criminale. Magari ci spara anche in faccia. Chi è che mi scrive? Sono io, Becky. Oh, ciao. Sono Becky, scherzavo. Te l'ho già detto, ma ti stavo ingannando. Mi spiace. Smettila di spendere soldi per me, capito? Beh, se mi iscrivi vuol dire che vuoi che ti chiami, no? Allora, andiamo un attimo al negozio sportivo 1 per comprare l'esperto di biliardo. Ottimo. E poi il frullato iperproteico. Grazie. E ora, Becky, a noi due. Capito? Sì, e io intanto ti chiamo. Kawakami ti ha detto di non richiederla più. Cosa farai? Ovviamente la richiamo. Richiediamola, invece. Ecco fatto. Altri 5.000 che se ne vanno. Ciao. Cosa? Sul serio? Va bene, arrivo. Devo continuare a insegnarti finché non impari. Vabbè, puoi insegnarmi tutto quello che vuoi, Kawakami. A me non dispiace. Parli sul serio. Ti ho detto che la storia della sorella malata era solo una bugia. E quindi? Sai che ti ho sfruttato per i soldi e tu continui a chiamarmi. È divertente. In realtà, chi è il padrone qui? Beh, ti sono grata per avermi chiamata, ma... Sei un ragazzo davvero strano. Sono un insegnante mediocre, una maid patetica. Eppure ascolti sempre ciò che ho da dire. Sei tutto l'opposto di me. Non riesco nemmeno a occuparmi dei bisogni dei miei studenti. Beh, siediti, va. In realtà, i soldi mi servono per scusarmi. Nella scuola dove insegnavo prima della Shujin, c'era uno studente di nome Takase. Takase-kun era considerato un ragazzo problematico. Aveva pessimi voti e marinava spesso la scuola. Quindi mi venne chiesto di occuparmene, o meglio, di spingerlo a trasferirsi altrove.
ma quando ho imparato a conoscerlo ho capito che non era affatto problematico. In realtà aveva diversi lavori part-time con cui coprire le spese di tutti i giorni. Alcuni parenti l'avevano adottato alla morte dei genitori e doveva lavorare per vivere. Oh. Non poteva andare a scuola tutti i giorni, ma voleva comunque studiare. Ecco perché decisi di aiutarlo. Quando iniziai a seguirlo, i suoi voti migliorarono, lentamente ma in modo evidente. Ma mi dissero che era sbagliato aiutare solo alcuni studenti, trascurando gli altri. Poi si diffuse una strana voce su di lui, che lo etichettava come un giovane delinquente. Il preside mi convocò nel suo ufficio. Mi minacciò, dicendo che se avessi continuato ad aiutare Takanase-kun, sarei stata licenziata. Minchia, che storia terribile. Già. Ma potrei dire lo stesso di te. Per paura di perdere il lavoro e di veder nascere voci sul mio conto, cancellare le lezioni private già programmate. Quando lo disse a Takanase-kun, si stava dirigendo a uno dei suoi tanti lavori. Era capodanno e pioveva ininterrottamente dalla mattina. Così morì in un incidente d'auto. Oh. Quando gli dissi che non l'avrei più aiutato con lo studio, mi sembrò depresso. Poi, per non farmi sentire in colpa, dissi che non gli importava, visto che non doveva doveva lavorare. Se solo avessi mantenuto la mia promessa. Non è colpa di nessuno, se non del preside. Takanase-kun era stravolto per via delle lezioni private e dei lavori part-time. I suoi tutori mi incolparono dell'incidente, dicendo che l'avevo fatto stancare troppo. Vabbè. Dissero che mi avrebbero denunciata, portando il caso davanti alla stampa e al ministro dell'istruzione. Non sarei stata incriminata, ma se si fosse venuto a sapere, per la scuola sarebbe stata la fine. Vabbè, per la scuola, sai che novità. Volevo continuare a insegnare, a qualunque costo. Così iniziai a pagarli per scusarmi, chiedendogli di non farmi causa e di non diffondere la storia. Tutori, eh? È per via della mia indecisione che si è sentito messo alle corde, me lo ripeto ogni giorno. So che pagando non lo riporterò in vita, ma è l'unico modo che ho per espiare i miei peccati. Pagando degli stronzi inutili. I suoi tutori sembrano soddisfatti del nostro accordo, quindi... Vedi? Chi ha a che fare con me non ottiene nulla di buono. Per non ferire nessuno mi tengo a distanza e non ficco il naso nella vita degli studenti. Vengo qui per uno strano scherzo del destino, ma anche noi dovremmo salutarci. Ma io voglio rivederti. Star-kun, non sei proprio il tipo che getta la spugna, vero? No. Ora che ti ho raccontato tutto immagino di averti coinvolto, vero? Sì. Vedrò cosa fare con gli altri insegnanti per farti avere ore libere anche da loro. Sono impaziente di continuare la nostra relazione. Sento che il mio legame con Kawakami si è rafforzato. Oh, tesoro lei. Tempo libero, grazie Kawakami ottiene più tempo libero durante le lezioni. Arigato. Grazie Kawakami. Bene, è l'ora delle pulizie. Oggi ci metterò ancora più energia. Non ti stancare troppo. Oddio, la stanza è troppo polverosa. Anche se spazzo e spolvero da cima a fondo ogni volta. Beh, lo faccio per te, padrone. Lavorerò sodo per guadagnarmi da vivere. Poveraccia. Ti aiuto, va? Oh, wow, quanta polvere. Ho già una brutta tosse. Forse conviene buttare giù tutto invece di provare a pulire. Beh, l'aria raffinata di questa stanza ha un suo fascino. Preserviamola. Ok, devo andare. Beh, buona serata. Attenderò con ansia la tua prossima richiesta, padrone. Ciao, Kawakami. Oh, è il padrone. Grazie per aver usufruito dei nostri servizi oggi. Ah, che fatica. Parlerò normalmente. Tra l'altro è tardi per le chiamate di lavoro. Comunque ho sempre voluto chiedertelo. Vivi in quel locale? Da quelle parti c'è sempre un buon profumino. Ma mangi sempre il curry di quel posto? Ne vuoi un po'? Se vuoi lo so fare. Oh, e poi te lo potrei servire. Immagina che l'abbia preparato la tua maid con tanto amore. Ok, era una battuta, ma oddio, quanto vorrei del curry fatto in casa ora. Te lo farò. Scusa, ho ancora tosse. Sono davvero impegnata di recente. Ma sarò sempre pronta per il padrone qualora mi richiederà. Ok, non starei sveglio fino a tardi. Buonanotte. Va bene, buonanotte. Tuntao.
Allora, c'è troppa roba in questa borsa. E ora passiamo al notiziario, i titoli del giorno. Traffici di droga a Shibuya, anche le estorsioni sono opera della stessa organizzazione. Oltre ai capi ai casi di phishing in aumento, potrebbe essere questa la loro principale fonte di guadagno. Ristorante in fiamme, un dipendente del colosso Aneruya è stato fermato per incendio doloso. Nonostante si dichiari colpevole, non sa spiegare il suo gesto, la direzione esprime perplessità. Era già successo qualcosa di strano nel settore della ristorazione. Ricordi quel tizio che cucinava nudo? Tre estorsioni e truffe, questo mondo è davvero in delirio. Il tizio che lavorava nudo, madonna. Era passato un po' di tempo effettivamente, me l'ero anche dimenticato. Ho visto Nijima discutere con Foga, con il preside, a proposito della mafia o di qualcosa del genere. Ma che succede? Pare che la sorella maggiore sia coinvolta nelle indagini. Forse sta cercando da indagare anche lei. Vuoi scherzare? Una presidente del consiglio studentesco presa da altro vale zero. Cos'è? Uno non può pensare a più cose contemporaneamente? Mi pare un po' riduttivo. Oh, ma guarda. Cominciamo la lezione. Proseguiremo da dove eravamo rimasti. Professor Ushimaru è pregato di recarsi subito in sala docenti. Cosa? Non so di cosa si tratti. Studiate da soli fino al mio ritorno. Ma quanto sta via poi Ushimaru? Quella voce, ehi, non era Kawakami a parlare dagli altroparlanti? È impossibile che quell'annuncio fosse vero. Deve essere il segnale. Perfetto, questo è il tempo libero concesso da Kawakami. La Kawakami c'è gentilmente... Non si mette l'articolo. Concesso del tempo libero. Dovremmo farne buon uso. Allora, qual è il piano? Costruire degli strumenti. Ah, un'idea fantastica. Attento che non ci veda nessuno. Detto questo, il tempo è limitato. Non potrei essere efficace come al solito, ma meglio di niente. Allora, posso crearne tre. Cosa posso creare? Farei uno di tutti e tre a questo punto. Sarà meglio smettere. Tra poco sarebbe una scocciatura se qualcuno ti scoprisse. Però ho sfruttato bene il mio tempo, dai. E intanto la cosa incredibile è che Anna sta facendo i compiti, quindi... Santo cielo, neanche sanno chi è stato a chiamarmi. Comunque sia, è ora di riprendere la lezione. Fio, ci è mancato poco. Comunque, grazie a Kawakami abbiamo ottenuto un bel po' di tempo libero. Già. Ma nessuno vede Morgana sotto il tavolo, santo cielo. Ah... Ok, ci siamo tutti. Durante il giorno ci sono un sacco di liceali. Di sicuro avranno un modo per prenderli di mira. Scoprire dettagli sarà arduo. Con un simile folla le probabilità sono irrisorie. Sì, dobbiamo fare. Giusto, li prenderemo per le palle. Come dicevamo ieri, tu dovresti dirigerti a Central Street, Phoenix. Perfetto, andiamo. Fatemi sapere se trovate della gente losca. Va bene, ci penso io. Sono nella sua borsa, dopo tutto. Bene, andiamo proprio come previsto. Potremmo finire per imbatterci nella mafia. Siate pronti a tutto. Ok. Ah, c'è Makoto, ciao. Stai indagando qui con i tuoi amici? Spero che ne venga fuori qualcosa. Conto su di te. Ci sta seguendo? No, impossibile. Stavolta no, Morgana. Stavolta non ci sta seguendo, dai. Che siano loro? Sembra gente sospetta. Proviamo ad origliare. Ehi, non vi interessano tutte le marche più in voga? Stiamo facendo sconti speciali proprio qui dietro. Vi va di venire a dare un'occhiata? Abbiamo fatto troppi ordini, quindi sono avanzati molti pezzi. E se non li vendiamo, il mio capo mi ammazzerà. Li vendo con un super sconto. Che ne dite? Cosa facciamo? Dipende dal prezzo, non credi? Ehi, e tu che ne dici? È un'occasione imperdibile. Non mi interessa. È un vero peccato. Torna se cambi idea. Forza, il negozio è due passi. Perché non date un'occhiata? Pare siano dei saldi. Non dovrebbero interessarti. Beh, in realtà dei vestiti belli non mi dispiacerebbero. Tu ne sai qualcosa? Che c'è, ragazzino? Non vedi spesso gente come me, vero? Voglio un lavoro part-time. Dovrebbe essere una specie di password. Non ho idea di cosa tu stia parlando. Non sono qui da molto. Parla con qualcun altro. Presentami.
Non è così facile. Conosco solo una persona qui intorno. A volte lo vedo in un vicolo oltre la strada, ma non credo sia lì oggi. Potrebbe essere vicino alla stazione. Prova a cercarlo lì. Forse questa persona potrebbe sapere qualcosa. Pare sia vicino alla stazione dei treni. Andiamo a controllare. Bravo il barbone che sapeva qualcosa. Oh, qualcuno mi scrive e Nijima è lì di nuovo davanti a noi. Miss Presidentessa è qui. Le sono passato accanto alla stazione. Ci sta tenendo d'occhio. Forse, credo che sia incuriosita da tutto questo. Beh, se non ci dà fastidio possiamo anche ignorarla. La cosa più importante è, a voi come vanno le cose? Qui ancora niente, proverò a appostarmi vicino al sottopasso della metropolitana. Allora io guarderò vicino alla linea Inogami, posso arrivarci dalla metropolitana? Io raccoglierò altre informazioni nel centro commerciale sotterraneo. Tu continua con il tuo lavoro, Phoenix. Stanno prendendo questa storia molto seriamente. Sono certamente degni di essere ladri fantasma. Noi però non possiamo essere da meno. Andiamo a cercare quel senza tetto. Devo cercare un altro senza tetto, eh? Di solito l'altro senza tetto è proprio qui. Ciao! Cosa c'è? Cos'è quello sguardo inquietante? Se devi dirmi qualcosa, fallo e basta. Voglio un lavoro part-time. Un lavoro part-time? Non si tratta di qualcosa di ordinario, vero? Dammi retta, lascia stare. Ti spremeranno fino all'ultimo centesimo con estorsioni e minacce. Alcuni miei amici sono caduti vittima dei loro piani. Mafia significa guai, credimi. Come faccio a parlarci però? Ma ti avvicineranno loro se ti trovi in zona. Per farti capire chi evitare, ecco come fare a riconoscerli. Di solito usano frasi strane, parole in codice in pratica. È il modo in cui comunicano. Fai attenzione se senti qualcosa di sospetto. Cercheranno di avvicinarti anche di giorno. Non si fanno scrupoli nemmeno con i ragazzini. Come va? Trovato qualcosa? Forse sì. Ah, quindi hai già intuito qualcosa. C'era da aspettarselo da uno come te, Phoenix. Perché non rivediamo insieme le informazioni che abbiamo raccolto fin qui? Comincio io. Pare che lungo il corridoio ci sia un tizio che parla di potenti farmaci. Non mi aspetto niente di che, ma andrò a dare un'occhiata. Per quanto mi riguarda, ho sentito un tizio che propone un lavoro ben pagato davanti alla stazione. Pare che prendano di mira soprattutto le ragazze. Andrò a vedere di cosa si tratta, un nego caffè. Da parte mia, sembra che ci sia qualcuno che dice cose strane nel vicolo vicino alla sala giochi. Qualcosa a proposito del ghiaccio e delle verdure, e poi dell'altro riguarda la neve, domani. Andrò a osservare la situazione. La sala giochi è vicino a Central Street, vero? Ok, cerchiamo di fare il possibile per dare una mano. Non ho idea di quale sia la pista giusta. Prova semplicemente ad andare nei luoghi più sospetti. Io direi a Central Street, è il luogo più sospetto di tutti. Vicino al vicolo, eccolo qua. Sul retro, eh? Forse qualcuno sa qualcosa qui allora. Ciao. Avete scoperto qualcosa a proposito del boss? Shibuya è molto grande. Beh, anche questo è vero. Ehi, avete un minuto? Ho un bel lavoretto per voi. È molto semplice, si tratta solo di consegnare delle cose. Beh, a quanto pare non è stato così difficile. Siete liceali, eh? Non volete qualcosa di più nelle vostre paghette? Ah, quando parli di consegne ti riferisci a merce sospetta? Simpatica la ragazza. Quindi non mi rispondi? Allora avevo ragione. Eh? Ma che problemi avete? Perché tutte queste domande, eh? La violenza non servirà. Oh, scherzavo. Bah, ma perché perdo tempo con degli stupidi ragazzini? Comunque, devo scappare. Ci vediamo. Se non vuoi avere a che fare con noi, potremmo parlare di persona con il tuo capo. Fai sul serio? Anche sapendo di chi stiamo parlando? Ah, non ci credo. Ok, me ne vado. Mi avete rotto. Che stronzo. Sono quasi certa che faccia parte dell'organizzazione che stiamo cercando. Wow, come ci sei arrivata? Inseguiamolo. Prima di farlo, penso che dovremmo raccogliere delle prove. Ho cercato di fargli dire qualcosa, ma è riuscito a evitare tutte le mie trappole. Comunque, grazie per avermi difesa. Ora devo andare. Ciao Makoto. Quel boss sembra un osso duro e pare anche aver istruito bene i suoi subordinati. Non mi sorprende che la polizia stia avendo problemi a catturarlo.
Comunque hai coraggio da vendere, eh? Non hai indietreggiato di un millimetro davanti a quel teppista. Anche se purtroppo non abbiamo recuperato alcuna informazione. Per oggi fermiamoci qui. Bella giornata, eh? Allora, vogliamo incontrarci? Facciamolo, meglio di no, decidete voi, facciamolo. Pensi che sia sicuro? Abbiamo chiesto un sacco di gente, quindi è possibile che ci stiano seguendo. Giusto per andare sul sicuro, dovremmo evitare di esporci troppo. Presto il sole tramonterà, perciò separiamoci per oggi. Domani parleremo delle nostre scoperte. Andiamo al karaoke domani. Potremmo parlare in privato e dopo la scuola costerà anche poco. Ah, deve essere per questo che lo chiamano hippie hour. Guarda che si dice puppy hour. Aspetta, è sbagliata anche questa. Ehi, sveglia! Happy hour! Se dici puppy, sembra che sia l'ora dei cagnolini. Comunque, ci si vede domani al karaoke. Ho visto che c'era un evento al karaoke che è stato tagliato dal gioco. Non so molto, però... Stagione delle piogge. Piove anche stasera. È un numero sconosciuto. Star-kun, sono Nijima, Makoto Nijima. Grazie per prima. Come hai il mio numero? Che cosa vuoi? Volevo scusarmi. Ho recuperato il tuo numero senza chiedere, perciò... Capisco che lo sto dicendo a fatto compiuto, ma... Non mi sembrava giusto tenertelo nascosto, quindi... Tutto qui. Ciao. Ok. Parlavi con una donna? Ho sentito la voce. A proposito, verso mezzogiorno ti ha cercato la presidente del consiglio studentesco. Ha detto di avere qualcosa di tuo. Sembrava ti conoscesse, così l'ho dato il tuo numero. Deve aver cercato indizi delle blank per contattarci. Davvero meticolosa quella Nijima. Certo che chiamare solo per scusarsi è un po' strana, ma forse non è poi così male. È una brava ragazza. Allora, nessuno ha bisogno di una mano da parte mia, quindi stasera, volendo, potremmo andare a giocare a freccette. Così da aumentare i nostri danni tecnici. Benvenuto! Vuoi giocare a freccette? 800, giochiamo a freccette. Freccette? Esatto. E io ho le mie freccette personali, Morgana. Ho spiegato a tutti come giocare a freccette possa tornarci utile. E non te l'avevo detto, non faccio altro che pensare a cosa sarebbe meglio per i ladri fantasma. Cosa vuoi fare? Vuoi chiamare qualcuno? Assolutamente. Allora, Ryuji è già a rango 2, io quindi direi di chiamare Han a questo punto. Già che ci siamo qui, proviamo a chiamare qualcun altro. Più siamo meglio è, giusto? Grazie, sono 800 yen. Grazie a te, allora. Tanto alla fine si fanno due partite. Bene, hai portato il tuo set di freccette, vero? Esatto. Intendi farne uso? Ovviamente. Hai pagato, buona fortuna. È un po' strano giocare a freccette in questo gioco, ma è divertente alla fine. Bene, riscaldamento terminato. Come ho spiegato prima, stiamo giocando a 0-1. Abbiamo 5 round per portare il nostro punteggio a 0. E facendo in coppia, l'affiatamento dei ladri fantasma si rafforzerà. Ok, iniziamo la partita. Oh, Phoenix, giochiamo insieme la prima partita. E per le regole, dai, 301. Penso di farcela. Ok, Han. Auguri, faccio il tifo per te. Anche io per te. Per giocare a freccette bisogna usare il controllo di movimento del controller. Puoi anche premere triangolo per ripristinare l'area, tieni premuto 2 per confermare dove vuoi lanciare. Scuoti il controller per tirare. Ok. Regole per giocare, lo scopo è 0-1, a portare punti è 0, lo so. Premi cerchio per visualizzare i valori in ogni area, perfetto. Ok, il mio obiettivo in realtà sarebbe far arrivare a 0 ovviamente il nostro companion, perché così guadagnerebbe un bonus maggiore. Il triple è questo qua piccolino. Ok, quindi se io miro con attenzione, di poco. Oh, si sta scaricando il controller. Riproviamoci stavolta con un po' più di attenzione. Vediamo. Bel colpo, eh? 161, perfetto. Vai, Han, tocca a te. Ho sbagliato un colpo. Ok, tocca a me. Urca, mi sto agitando. Onegai! Ah no, quando me lo dà lei il 5, Onegai. Vai, Han, fai un bel colpo.
Ho fiducia in te io. Ah, quasi. Brava, bel colpo. 78. Ok, sarà un po' difficile, ma ce la possiamo fare. Vediamo se riesco a fare perfetto. Andiamo avanti. Onegai. Anche poi è tagliato il suono. Allora, 8 punti. Beh, posso fare anche 18 invece. Perfetto, 60. Ok, se faccio due volte il 20 rimaniamo 40, 20 punti. Perfetto, rimanendo a 20 punti per lei sarà più facile. Allora, aspetta. Perfetto. Dai, su. Perfetto, 20 punti. Forza, Ann, io credo in te. Possiamo vincere, Ann, possiamo vincere. Questo è il mio ultimo round, farò in modo di che fili liscio. Brava, Ann, forza, ce la puoi fare. Lancio decisivo del compagno. Lo so, l'ho fatto apposta. Oh, possiamo chiuderla qui, che ansia. Gioca come al solito, Ann, forza, ce la puoi fare. Oh, certo, sì, è tutto quello che posso fare. Forza, Ann. 20, te l'ho fatta facile apposta. Finish. Bella giocata di coppia. Ce l'abbiamo fatta, 0 punti esatti. Siamo o non siamo una squadra spettacolare? Sentivo che contavi su di me, perciò dovevo dare il massimo. Bravissima, Ann, infatti hai preso 2 punti tecnici. Brava Annettina. E anche io sono aumentato. Grazie, modestamente. Io voglio essere il prossimo. Povero Yusuke. Va bene, facciamolo, così aumentiamo i nostri punti. Per le regole, 501, un pizzico di difficoltà. Se tu riesci a tenere il mio passo, volentieri. Bene, facciamolo, faremo 0 punti. L'importante è vincere, Ryuji. Tanto, tu sei già a rango 2, quindi... Allora, facciamo un po' di triple. Bel tiro. Triple. Vabbè, ho sbagliato come prima. Dannazione. L'ho lanciato troppo presto. Forza, Ryuji, fai dei bei tiri. Tocca a me, darò il massimo. Vai allora. Ha fatto 120, un po' poco, eh. Forza, Ryuji. E che cazzo di tiro era quello, Ryuji? Vabbè, quello è un bull. Ok, 2,66. Qua mi conviene continuare a puntare o sul 20 o sul 50. E vai col terzo round. Mi conviene puntare sul triple 20 qua, se vogliamo vincere, Ryuji. Oppure sul 50 vado sicuro. Forse è meglio il 50. Andando sul 50... Stiamo sul sicuro almeno, dai. Forza, Ryuji, ce la puoi fare a fare 116. Dai, Ryuji, ce la puoi fare. Ok, quindi è il mio ultimo round. Facciamo in modo che di non rovinarlo, eh. Ho fiducia in te, Ryuji. Forza. Ah, dannazione, Ryuji. Per poco, dai. Potevi vincere, dai. Vabbè, low tone. Va bene così, dai. E allora questa vittoria spetta a me. Peccato che non tocca a Morgana e Yusuke. La prossima volta, ragazzi. Round finale. Allora. Facile. Vittoria semplice. Livello medio. L'importante è che anche Ryuji ora sia a livello 3 di staffetta. Venire a giocare a freccette è divertente, ma soprattutto è utile. Hai giocato davvero bene. Grazie, lo so. Modestamente. Hai aumentato la mia perizia. Stanco di tutti questi lanci precisi? Si vede che sei migliorato, però. Lo so, Morgana. Sono stato bravo.
E cosa ha aumentato la mia perizia? La sensazione di affidare le freccette all'aria mi aggrada. Possiamo allenarci e divertirci allo stesso tempo. Questo posto è proprio accogliente. Eh già. Beh, ci si vede allora. Ciao Yusuke. Buona serata. È una mia impressione o c'è un sacco di pulizia qui oggi? Ho un lavoro che potresti fare, ti interessa? Un altro Raptus? Oh, intendi la maggiore sorveglianza di Shibuya? Sono la feccia della società, sbrigatevi ad arrestarli. Parlano di noi? Ok, solo un altro giorno e arriverà il 18. Ci incontriamo di nuovo? Oh, ciao, oggi il tempo è decisamente uggioso. A proposito, non ci sono ulteriori sviluppi nel caso dei ladri fantasma. Se si spingono fino a usare delle lettere di sfida, dubito che il caso di Madarame sarà l'ultimo. Che genere di obiettivo sceglieranno la prossima volta? Tu che ne pensi? Non ne ho idea. Essere sinceri, nemmeno io. Non c'è materiale a sufficienza per produrre ipotesi concrete. Tuttavia, sono certo che presto prenderanno di mira qualcuno che richiamerà la maggiore attenzione. Oh, ti chiedo scusa, mi sto perdendo nei miei pensieri. Dovrò tenermi aggiornato su ladri fantasma dopo quello che ho detto in diretta. Se dovessi sentire qualche voce al riguardo, spero che mi informerai. Sicuramente, guarda, così mi faccio catturare da te. Mi faccio arrestare, già con le manette così. Oh, sul serio? Non abbiamo scoperto niente! La Madonna, che casino! Oddio, sono terribili! Merda, così non andiamo da nessuna parte! Ehi, non possiamo chiedere a Miss Presidentessa di cambiare incarico! Vuoi dire cambiare obiettivo? Dobbiamo solo dimostrare che facciamo giustizia, no? Ci sono un sacco di adulti merdosi a questo mondo. Non ha importanza di chi di loro gli diamo la caccia. Lei dice che è per gli studenti, ma scommetto che lo fa per mettersi in buona luce con le università. Ma quell'organizzazione sta derubando dei ragazzini. È inaccettabile. Ormai non ha più importanza chi sia stato ad affidarci l'incarico. Han ha ragione. Noi vogliamo dare coraggio ai più deboli. Questa non è forse l'occasione perfetta per farlo. Sì, ma quelli là sono terribili. Non hanno proprio un briciolo di talento. Non pensavo che stando in silenzio si sentisse tutto questo macello. Comunque, sono sicuro che ce la faremo. Akeji chiuderà il becco, anche se... È esattamente per questo che dobbiamo farlo. Alla fine saranno le informazioni a fare la differenza. Se non inizieremo a trovare delle indicazioni valide, non faremo mai dei passi avanti. Di sicuro esiste qualcuno che ha ciò che ci serve. Forse i media. Esatto, che ne dite di quella giornalista? Parli della donna che era appostata davanti alla casa di Madarame. Oh, giusto! Mi ero completamente dimenticato di lei. Non ti aveva dato il suo biglietto da visita? Se non l'ho buttato è qui. Eccolo, il biglietto da visita riporta Ichiko Oya. Si tratta di una testata piuttosto importante. Dite che possiamo, che ci possiamo fidare. Non c'è altro modo. Ok, contattiamola. Va bene. Glu glu glu. Salve, voglio una pizza. Oh, sì, grazie. Dicono che è scaduto il tempo. Chiediamo un'estensione. È finito l'happy hour, eh? Dai, andiamo via. Oh, che spreco. A ogni modo, ora dovremmo solo aspettare che quella giornalista risponda alla nostra mail. Facci sapere non appena ci risponde, ok, Phoenix? Va bene. Tanto, ci vorrà probabilmente un altro giorno prima che risponda. O forse risponde stasera, chi lo sa. Link. È un po' che rincasi tardi. Spero che tu non stia ficcando il naso in affari di degli altri. Il capo è in gamba come sempre, però ci siamo fatti trascinare in questa situazione. No, tranquillo, non ti porterò guai in casa. Solo per te. Oggi un menù speciale apposta per te, padrone. Lavorerò con il doppio dell'entusiasmo. Doppio entusiasmo, ma al prezzo fisso di soli 5.000 yen. Chiederai di me, vero? Non lo so, Kawakami, aspetta un attimo. Ok, sì, potrei chiedere di te, visto che nessun altro sembra aver bisogno di me. Richiedila.
E altri soldi che se ne vanno, ciao. Ok, aspettimi nella tua stanza allora. Adesso ci ritorno, aspetta. Ehi, hai presente quando l'altro giorno hai ascoltato la mia storia? E chi può dimenticarla? Hai ascoltato il mio segreto? Ora sono molto più serena. Non ero mai riuscita a raccontarlo a nessuno, quindi... ho pensato che oggi dovrei proprio occuparmi delle faccende domestiche, per ringraziarti. Ah no, scusami. Scusa, ho bisogno di una pausa. Vuoi riposarti un po'? Sono così felice di sentire che ti preoccupi per la mia salute, padrone. Ah, ho raggiunto il limite. Sono a pezzi. Sono esausta. Non riesco a smettere di tossire. Dovresti proprio andare a casa. Grazie, ma non posso. Devo lavorare. Stavo scherzando. Volevo solo battere un po' la fiacca. Andiamo, non ho altro da nasconderti, visto che ti ho raccontato tutto, giusto? Ora che ci penso, sono felice che sia stato tu a scoprire il mio lavoro, no? Come maid. E tu starai bene in questa stanza polverosa? Mangi in modo bilanciato. Ti serve un po' di verdura fresca e smettila con il cibo istantaneo. Ma mangio solo curry io qui. Le vitamine sono importanti. Se non avrai cura di te stesso, finirei come la sottoscritta. Forse dovrei dormire di più. Sono tutta indolenzita. I tutori da casa Kun dicono che hanno bisogno di più soldi, quindi... sono riuscita a farmi dare più turni. Ho dovuto implorare il capo, ma... non esagerare, non fare troppo. Oh, va tutto bene. Non è nulla di cui tu debba preoccupare. Ora che qualcuno sa cosa sto passando, sono molto più serena. Parlo di te. Eh già, sento che la fiducia di Kawakami è aumentata. E a che rango siamo? Domestica tutto fare, può preparare il curry. Wow. E anche gli strumenti di infiltrazione. In realtà è molto utile la cosa. E sai cosa? Sono stato stupido fino ad ora. Vabbè, in realtà avrei speso 5.000 a botta, quindi non sarebbe stato molto utile. Però non gli ho fatto mai fare il caffè né gli strumenti finora, quindi... oh, il tempo è scaduto. Devo andare al prossimo lavoro, quindi devo scappare. Ok. Grazie per aver usufruito dei nostri servizi. Oh, poverina Kawakami. Oh, è il padrone. Grazie per aver usufruito dei nostri servizi oggi. È un bene che abbia fatto spese in farmacia. Finalmente ho un farmaco per la tosse che funziona. Ehi, anche quando non ci sarò, dovrei pulire e ventilare la stanza, ok? Se non lo farai, avrai maggiori probabilità di ammalarti. Hai voglia. E tu come ti senti, invece? Chi, io? Beh, sì, sono stanca, ma non è una novità. Aspetta un momento. Dovevamo parlare di te, non cambiare argomento. Oh, ma se ti ammalerai, mi prenderò cura di te. Ricordati di chiedere di me. Ok. Ah, mi sono finalmente liberata della tosse. E ora ho un mal di testa e pure i brividi. È per i momenti simili che esistono le bevande energetiche. Me ne basta una per continuare. Ok, ci si vede. Ciao, buonanotte. Un pan. Oggi ho ricevuto una chiamata dalla tua scuola. Mi hanno chiesto se ultimamente hai fatto qualche cambiamento nel tuo stile di vita. Eh? Ho dato loro una risposta sufficientemente adeguata, ma c'è qualche problema a scuola? No, non è niente. Scusa se ti ho fatto preoccupare. Sei tornata a casa tardi negli ultimi giorni. Dubito che faresti una cosa simile, ma cerca di non andare in giro per Shibuya di sera. Ci sono ragazze della tua età che si rovinano la vita frequentando certi posti. Essendo coinvolte in affari loschi, ricattate per lavorare nel mercato del sesso. Ah, ne ho sentito parlare anch'io, a scuola girano delle voci a riguardo. Non sono solo dicerie, conosco dei casi specifici. Beh, comunque non dovresti preoccupartene, per ora concentrati sui tuoi studi. Va bene. Sono imperdonabili. Un'altra giornata di pioggia e apparve il sole. Quindi? Ehi, quella giornalista si è fatta sentire per caso? Le abbiamo scritto solo l'altro ieri, che fretta c'era? Non era ieri, sono un lapsus.
Non so, ho cercato informazioni, ma non ho trovato nulla. Abbiamo solo 2 settimane, Coso. Abbiamo fretta. Sono 10 giorni, per la precisione. Anche cominciando subito, dopo la sua risposta, non faremo mai in tempo. A quanto pare, quindi, dovrà essere uno scontro veloce. Dobbiamo anche decidere cosa fare se non risponde proprio. Non portare sfortuna. Sto solo vagliando tutte le possibilità. Non siete nervosi? Il nervosismo non ci aiuterà a risolvere nulla. Se fosse la soluzione ai nostri problemi, probabilmente mi getterei subito nel panico. Wow, sembra quasi un filosofo. Secondo me è scemo e basta, ma povero. Povero Yusuke. Però sì, dà risposte un po' così del cazzo a volte. Però è bravo, dai. Nijima-senpai, non hai intenzione di aiutarmi? Dicevi che sarebbe rimasto un segreto, e invece sta già circolando delle voci. Aspetta, non sei stata tu a far trapelare informazioni, vero? Calmati, ti stanno ancora prendendo di mira. Persino quel delinquente l'ha scoperto. Chissà, forse potrebbe minacciarmi anche lui. Perché tutto questo? Perché io? Non posso permettermi di continuare a pagare. Ho trovato alcuni indizi relativi al tuo incidente. Mi serve solo un altro po' di tempo. Mi aiuterai sul serio? Dicono tutti che lo stai facendo soltanto per la lettera di raccomandazione. Non è vero. Il mio obiettivo è proteggere gli studenti in questa storia, di questa scuola. Ti prego, fai in fretta. Ah. Povera Nijima, povera Makoto. Dobbiamo aspettare qualche novità. Nel frattempo, mettiamo a punto il piano. È Mishima? No, scusate se vi disturbo mentre state aspettando informazioni da quella giornalista. Comunque, ricordate quel thread sul gruppo di scassinatore Shibuya? Sembra che il ragazzo che ha scritto di suo fratello sia uno studente della mia scuola. Così, con un po' di opera di convincimento, sono riuscito a farmi dare qualche altro dettaglio. Ah già, ci stavo giusto pensando, anche io. Sembrava proprio che non avessero nulla a che fare con i mafiosi a cui stiamo dando la caccia. Esatto, ora sono stato in grado di determinare il nome del fratello. È Kazuya Makigami. Cavolo, è da non credere che una persona coinvolta in questa storia frequenti la tua scuola. Bella mossa, Yusuke. E hai persino trovato il nome del tizio che stiamo cercando. Un lavoro super fantastico. Ora non dobbiamo fare altro che andare a punirlo nel memento. Questo scassinatore non sarà certo pericoloso quanto la mafia. È solo un tizio qualunque, giusto? Gli mostreremo cosa vuol dire essere dei veri ladri fantasma. Sembra che siamo tutti d'accordo. Possiamo discutere gli altri dettagli al ritrovo. Bersaglio identificato. Dobbiamo anche occuparci della mafia, perciò scegli bene i tempi. In ogni caso, quando sei pronto, incontriamoci al ritrovo. Penso che sarebbe una giornata ideale per farlo. Che programmi hai? Yusuke. Sono a Shibuya, guardando l'umanità che passa. Per un po' rimango in stazione. Fammi sapere cosa succede. Yusuke non è ancora andato a casa, vuoi andare da lui? Non lo so, Yusuke. Cavolo, mi coglie alla sprovvista. Finalmente abbiamo gli indizi del memento che ci servono. Però tu mi scrivi e io ti devo dare attenzione. Abbiamo in totale 6 richieste, tutte da fare insieme.